Interni caldi e accoglienti per il periodo invernale, frescura e vista piscina dalle due ampie terrazze per la stagione estiva. Così si presenta il ristorante La Femme di San Bartolomeo al Mare, dove i piatti della memoria hanno fatto tappa questa settimana. Ed eccoci in cucina con lo chef Roberto Rollino alle prese con un pezzo di stoccafisso che sta per diventare un brand a cuoio. Buongiorno, assolutamente. Oggi abbiamo acquistato gli ingredienti per fare un grande piatto della tradizione ligure. Conosciuto. Che tradizione ha il brand? Il brand è una tradizione molto antica, è un piatto che è nato sulle navi, si può dire sulle navi. E si utilizza lo stoccafisso, che era un pesce che anche in passato aveva una lunga conservazione, questa è la ragione del suo successo storico, è un pesce che si poteva conservare. Lo stoccafisso è un pesce secco, quindi non è salato. Il pesce salato, che poi magari lo spiegheremo, è il baccalà, che è lo stesso pesce, quindi il merluzzo, però viene conservato sotto sale. Per quanto riguarda il brand a Cuyun, si utilizza lo stoccafisso. Gli ingredienti sono ingredienti poveri e di facile reperibilità e sono molto semplici. Sono lo stoccafisso, le patate, limone, prezzemolo, aglio e l'olio extravergine. E la preparazione non è semplicissima, nel senso che cioè è semplice, ma ci vuole un po' di tempo. Bisogna far bollire il pesce e poi seguentemente, utilizzando la stessa acqua, facciamo bollire le patate e poi si procede con la brandata, che è questo, diciamo, questo movimento. Veniva fatto quindi sulle navi e c'era una persona addetta solo per questa brandata continua. Teniamo conto che lo stoccafisso una volta era molto più duro, quindi bisognava veramente avere forza nelle braccia. Molto. E chiaramente un piatto completo, perché ha proteine, agli zuccheri, c'era il limone, che era molto importante sulle navi anche, certo, per lo scorbuto, assolutamente. Quindi era un piatto che veniva cucinato praticamente sempre sulle navi. Chiaramente, però il suo gusto è molto elegante, comunque. Adesso, chiaro, viene fatto sempre in maniera sempre più precisa. Ovviamente. Ed è un piatto che si incontra in tutti i ristoranti liguri. E poi si trovano le varie versioni anche in Francia, la brandade e addirittura in Spagna. Quindi è un piatto che prende tutto il bacino del Mediterraneo. Viene cucinato da tutti i popoli mediterranei. Ognuno poi ci mette il suo estro, oppure la base resta la stessa, si intende. Però varianti sì, ci sono. Ci sono alcune varianti. Però diciamo che la base rimangono sicuramente le patate, l'aglio e il prezzemolo. Questa è la base. Guai a non metterlo. No, è impossibile, impossibile. E chi si lamenta dell'aglio? Devi mangiare un'altra cosa. Esatto, io sono di quell'idea, così come col pesto, sono di quell'idea lì. E noi quindi prepariamo nel nostro ristorante il piatto che è sempre stato presente nella nostra carta, è l'unico piatto che non manca mai. Per quanto riguarda la preparazione tecnica del piatto, bisogna far bollire per circa un'ora e mezza lo stoccafisso, profumato in un'acqua, in un brodo molto leggero, con aglio, alloro e sale soprattutto, perché lo stoccafisso non lo prevede, quindi l'acqua deve essere salata. E dopo circa un'ora e mezza di cottura, quando è morbido, si può tirar su e si inseriscono le patate. Quindi le patate prenderanno il profumo di questo brodo di stoccafisso. Arrivate alla giusta cottura delle patate, che devono essere cotte, non croccanti, quindi cotte, e si mettono in questa famosa pignatta, quindi si inseriscono gli ingredienti, l'aglio a crudo, tritato, l'olio extravergine e il prezzemolo, e si incomincia a brandare fino a che non si crea l'amido delle patate, crea una sorta di crema, diciamo una preparazione cremosa, però mantenendo sempre anche la presenza, diciamo, di solida di stoccafisso. Il segreto per farlo buono è trovare la giusta proporzione tra gli ingredienti. Molto spesso si incontrano dei branda un po' leggeri di troppe pesce. Patate e poco stoccafisso. Esatto, questo si risparmia in cucina. Succede. Ma il gusto succede. Esatto, noi utilizziamo una proporzione circa alla pari, quindi tanto pesce, tante patate. Immancabile a chiudere il piatto è l'utilizzo dell'olio DOP ligure. E dopo il branda classico,
Passiamo a quella che noi chiamiamo la rivisitazione, il piatto contemporaneo. A che cosa ha pensato? Allora, cosa abbiamo pensato? Questo è un piatto nuovo che abbiamo concepito e pensato quest'anno. Abbiamo voluto utilizzare tutti gli ingredienti del Brand Queen tradizionale con una piccola variazione. Abbiamo utilizzato il baccalà, che è lo stesso pesce ma è sotto sale. Qua è sempre una questione, alcuni utilizzano il baccalà, alcuni utilizzano lo stoccafisso, non è mai chiaro. Il tradizionale, come abbiamo detto, prevede lo stoccafisso e noi abbiamo voluto far provare una versione diversa, quindi con il baccalà. In questo caso abbiamo il piatto non viene fatto, non è un piatto d'insieme come è da tradizione, ma abbiamo separato tutto e lo ricomponiamo sul piatto. Cuociamo il baccalà in olio, un olio profumato agli agrumi. Quindi una scottatina? No, una cottura all'olio a bassa temperatura e cuoce per circa 10 minuti, quindi rimane fondente, però una cottura al punto. Morbida all'interno, esatto, e croccante all'esterno. Esatto, leggermente. Croccante. E per quanto riguarda gli altri ingredienti, quindi le patate e il prezzemolo, le abbiamo assemblate insieme e abbiamo creato una spuma soffice. Il limone, abbiamo preparato un gel, quindi per dare le note acide sono molto presenti, ma arrivano solo a un certo punto, quindi non è sul tutto, ma arrivano, non arrivano, quindi è tutto molto separato anche nel piatto. E l'aglio l'abbiamo cotto in questo caso, quindi non lo utilizzeremo più crudo. Abbiamo fatto una crema dove napperemo prima di coprirlo il baccalà. Quindi il sapore viene attenuato. Viene leggermente attenuato e diventa, se vuole, un po' più elegante. Sì, anche perché il piatto è tutta un'altra cosa. Completamente. Insomma. Però l'utilizzo degli ingredienti era per dimostrare, insomma, per dimostrare che si possono utilizzare gli stessi ingredienti. Facendo due cose esattamente completamente diverse. Quindi c'è un leggero richiamo, ma in realtà è veramente un piatto contemporaneo. Sì, diciamo assolutamente. Alla vista non è facile pensare che sia un brand a cui non sembra un dessert. Sì, effettivamente l'aria la dà tutta, però avendolo assaggiato come sempre ti posso dire che la concentrazione di sapore è decisamente un brand. Sembrerebbe una cosa morbida, un prodotto a sua dente. Invece mantiene il gusto originario? Non solo, ma ha una persistenza gustativa anche superiore al... dove qua la patata si sente molto meno, si sente. Quindi meno patate, più brand e più baccalà. Più baccalà e poi anche aglio, perché c'è l'aglio, e poi qua c'è del limone che si sente moltissimo e aiuta la complessità del piatto. Quindi è un sapore meno forte, ma è più... No, è forte, ma è anche persistente. Cioè, per capirci, qua la parte della patata va a mantecare, va a ammorbidire la struttura dello stoccafisso, che come sappiamo è molto saporito. Là invece la patata è spumata insieme a del prezzemolo. Questo fa sì che la patata si senta molto meno, perché vince quasi il prezzemolo, per cui la copertura della patata è molto poco presente. Bene, abbiamo di nuovo rivisitato i due piatti, sì, parliamo, sì, di vino naturalmente. Allora, i nostri vini di Vita in Riviera, dal consorzio di Vita in Riviera, abbiamo scelto un Pigato e un Vermentino, perché chiaramente con un piatto del genere siamo a questo tipo di ragionamento. Il Vermentino, che è questo che ho qua, è di Cascina Praia di Andorra. E va sulla spuma? Sì, va sulla spuma perché stiamo parlando di un Vermentino molto profumato, molto aromatico e riesce a... non vincere, ma comunque avvicinarsi alla forte aromaticità e freschezza del piatto, mentre invece il Pigato di Torre Pernice di Albenga è un Pigato classico, morbido, che in questo momento, essendo entrambi 2018, non sta ancora esprimendo, come sempre i Pigati hanno necessità di un goccio di caldo che non è ancora arrivata. Su questo piatto sarebbe quasi coperto dal sapore, pur essendo un Pigato, e va invece perfettamente su questo dove il Vermentino riesce a vincere. Ecco. Un rosé? Ci potrebbe stare sulla spuma? No, ti dico di no, perché siamo in presenza di tanta clorofilla. E con il rosé, anche se è pochissimo il tannino che è presente in un rosé, ma già solo il colore che c'è esiste, è il tannino, col tannino va a scontrarsi con la clorofilla e rende amaro il piatto.
La nostra visita al ristorante La Fame di San Bartolomeo al Mare termina qui. Ringraziamo lo chef Roberto Rollino per la sua ospitalità, Ivano Brunengo per la sua collaborazione. Se lo vorrete, ci rivediamo giovedì prossimo. Arrivederci.